Il vice sindaco della città di Agropoli in rappresentanza appunto del comune qui per questa giornata dedicata alla legalità. Sono molto felice che ci siano tantissimi giovani oggi in questo importante appuntamento. La legalità è qualcosa che ci tocca da vicino tutti e noi dobbiamo chiederne sempre di più. Ma la cosa che dobbiamo comprendere, che dobbiamo ricordare sull'esempio di personalità che hanno lasciato un segno nella nostra storia perché hanno perso la vita per la legalità, dobbiamo ricordare che la legalità è un atteggiamento della mente. Noi tutti dobbiamo pensare che nella vita possiamo essere ciò che vogliamo percorrendo delle strade oneste. Non c'è bisogno, dobbiamo dire ai ragazzi che sono presenti oggi, di cercare strade più corte, alternative che fanno del male alle persone e a se stessi. E quindi ricordiamoci nelle famiglie, nelle scuole, i ragazzi stessi tra di loro, noi come politica, diamo un esempio che nella vita si può diventare quello che vogliamo senza fare del male a noi stessi e agli altri. Siamo in scena al Teatro Edoardo De Filippo con uno spettacolo sulla legalità. Raccontiamo la vita di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due magistrati che non hanno bisogno di presentazione, che hanno dato la propria vita per lo Stato e per la legalità. E quindi oggi vogliamo trasmettere con questa che è la nostra opera, questo messaggio prezioso a loro che sono il futuro di questo paese, che è l'Italia, un paese meraviglioso. Vogliamo trasmettergli un messaggio appunto di legalità, che ogni loro azione sia compiuta nei termini della legalità. Se ci rispettiamo l'un l'altro, viviamo in una società sicuramente migliore e siamo tutti più contenti. Questo in sostanza è in breve il messaggio che lanciamo. Che cos'è la mafia? È una cosa contro la legalità, è diciamo un terrorista in cui ci sono delle persone che uccidono. La mafia è un'associazione illegale che minacciano le persone, hanno spaccio di droga e spaccio di armi. Chi erano Falcone e Borsellino? Erano due commissari della polizia che lottavano contro la mafia di Palermo. Che cosa gli è capitato? Che la mafia è andata contro di loro, se la sono presa con loro e le hanno uccisi. Chi sono Falcone e Borsellino? Sono due giudici che hanno combattuto contro la mafia e sono stati uccisi proprio per questo. Che cosa bisogna fare per evitare la mafia? Questo non lo so, però penso, cioè, per combattere la mafia, andargli contro, diciamo, aggiustando le cose e gli sbagli che fanno. Oggi qui, insieme a tutta la classe, per dare un buon messaggio, quale? Che per me ci dobbiamo divertire tanto, dobbiamo imparare pure che cos'è la mafia e dobbiamo divertirci insieme in allegria e senza litigare. Che cosa ne pensi della mafia? È una cosa brutta che non deve accadere, anche se nelle grandi città è presente, però è così. La mafia è un'organizzazione che bisogna sconfiggere a tutti i costi. Secondo te come bisogna fare? Parlare, dire sempre ciò che succede.